Benvenuti a una nuova puntata di Pillole. Io sono Tobia Lamare, sempre in diretta dalla Contea di Frigoli, che è un po' come quella di Hazard. Più sgommate che persone. Atmosfera psichedelica per l'ospite che abbiamo oggi in collegamento telefonico. Una settimana dedicata a Camden Town. Il primo ospite di oggi è Fabio Mongelli, mio amico di vecchia data, è uno della scena garage surf, ma sta a Londra, italiana, ma che sta a Londra da un bel po' di tempo, e anche un negozio di dischi proprio a Camden Town, e ci racconterà un po' di segreti, di chicche e di musica di Camden. Abbiamo aperto con Strawberry Alarm Clock, Incense and Peppermint, adesso Syd Barrett Octopus, e un martedì di sole qui a Lecce, speriamo lo sia anche per voi. E la pandemia va avanti, ci sono posti dove ci si vaccina alla grande velocemente, altri un po' più a rilento, si dice che a luglio dovremmo avere l'immunità. E chissà, boh, forse sì. Intanto in Spagna hanno fatto il primo concerto mascherinizzati e tamponizzati, 5.000 persone, love lesbian. Avremo ovviamente ospite anche la nostra cara superstar Fiorella Bellagotti, che ci racconterà le sue chicche di Camden e del passato, dei 70s, 80s, 90s. Vediamo cosa ci avrà da dirci nei prossimi giorni, alle prossime puntate. Io ho conosciuto Camden negli anni 90, ruggenti anni 90 del Britpop, ne abbiamo parlato in diverse puntate, era un'esplosione, c'era il mod revival all'epoca, e quindi io amavo il Britpop, ero un mod di tutto rispetto, quindi mi trovavo proprio a mio agio, a super agio. Grandi dance floor, grandi serate, concerti, sacco di locali.
lei è Fabio. Fabio aveva una grande band psichedelica, ne ha anche una nuova. Partiamo dai Lysergics, che abbiamo visti anche in tour un paio di volte, e mettiamo un brano, così lo presentiamo. Una chicca pubblicata da poco, The Sun and Moon. Chitarroni. The Lysergics, The Sun and the Moon. Ok, proviamo a chiamare Fabio mentre abbiamo i Cream in sottofondo. Ciao Fabio, ci senti? Mi senti? Ti sento perfettamente, ciao Tobia. Dai, grande, come stai? Un piacere sentirti, guarda, da un sacco di tempo.
È un piacere tutto mio e ti ringrazio per questa possibilità. Ci voleva al momento, guarda. Dai. Oggi qui è una giornata spettacolare, sembra, non so, sono 20 gradi e mi sento ancora più la mancanza del Salento, mannaggia ragazzi, il mare. Dai. Senti, allora io prima ho messo un brano dei Lysergics, The Sun and the Moon. Lo ascoltavo. Grande, grande. Chitarroni. Senti, allora, noi siamo in questa settimana, settimana che stiamo dedicando a Camden Town, perché in questa rubrica che ho la fortuna di avere ogni giorno ci stanno le tematiche settimanali, no? Molto spesso intervisto persone dei cult movies, attori, musicisti, robe varie. Però volevo dedicare una settimana a Camden perché anch'io ho il magone del mercatino di Camden. L'altro giorno dicevo a mia moglie, ho detto: ma da quanto tempo non vado a farmi un po' di digging a Camden Town, no? In mezzo a tutti a tutti i pub, a tutti i vecchi 45 giri e poi una serata, insomma, troppo tempo. E mi sa che devo aspettare ancora un po'. Quindi ho detto: vabbè, dedichiamo la settimana a Camden e partiamo con Fabio, che oltre a farla la musica con i Lysergics e con il tuo nuovo progetto di cui parleremo dopo, tu li vendi anche i dischi a Camden, perché sei proprio dentro il Camden Market con il tuo negozio Mungelli Records. Sì, è corretto, Tobia. Ma a parte quello, io comunque posso veramente dire che sono Camden Town, perché lo so. Da quando mi sono trasferito in Inghilterra vivo a Camden, i miei primi lavori sì, li ho cominciati proprio nel mercato, quindi pochi come me sanno quello che sta succedendo perché lo vivono giornalmente. Certo. Insomma, non voglio essere negativo, voglio cercare di essere più positivo possibile, sì, per il programma. Però no, comunque, no, vabbè, insomma, comunque le cose stanno un siamo po' tutti, cambiando. Sì, penso che siamo sia un tutti cambiamento generale che riguarda. Fabio? Dimmi. Sì, ti avevo perso. Eccomi. Sì, c'è un cambiamento generale. Quel processo lì che chiamano gentrificazione, no? E Camden sta cambiando, comunque sta mantenendo il suo look, però purtroppo i nuovi proprietari, diciamo, non la vedono come la vediamo noi, sì. La vedono, diciamo, un po' futuristica, insomma, il nuovo proprietario del mercato sta pure comprando Camden, insomma, ha quasi comprato tutta Camden. Sì. E quindi incominciamo a vedere le multinazionali che prendono i negozi nel mercato. Purtroppo mentre il mercato sta perdendo. È un altro di quei posti là, come insomma. Sì, la gente ora quasi quasi viene nemmeno a fare spesa, viene soltanto a guardare ste mura, a passarsi la giornata a Camden. Però sì, mantiene ancora il suo, diciamo, costume, volendolo chiamare così. Camden Town è l'unico posto al mondo così, almeno che io sappia, dove comunque tutte le culture si incontrano, almeno è stato. Però, ripeto, questo sta succedendo a Londra, alcuni amici mi parlano della stessa cosa a Berlino, della gentrification, degli affitti, dei posti storici che chiudono. Per esempio, al momento, quello tu sai, perché insomma l'ultima volta siamo stati insieme, no? È sì, vero. Sì. L'Elephant Head mi sa che è chiuso. No, cioè, ne parlavamo proprio. L'Elephant Head? Sì, è un posto, allora, dove praticamente. Tu devi sapere una cosa, Fabio, io lo volevo scrivere prima. C'era la culla di tutte le culture, lo so, ma dai rockabilly, ai punk, agli skinheads. Tu devi sapere che io avevo una scommessa che facevo ogni volta che venivo a Londra con persone diverse. Dicevo: guarda, adesso andiamo a Camden Town, non faccio niente, arriviamo all'Elephant's Head, mi giro,
busso alla finestra e se c'è una persona con il caschetto che si gira e mi saluta, mi offri una birra. E è funzionato con te 8 volte su 10 praticamente. ogni volta sapevo, perché era quello il posto dove molto spesso ci si incontrava, in tutta quella sfilza di pub che ci stanno di fronte alla cosa. È stata la culla, insomma, delle sottoculture dagli anni 80 fino a qualche anno fa. Sì, sì, sì. E, insomma, e quindi sì, questo, l'Elephant Head è un posto, però in tutta la città, posti like pub o venue storici, che hanno chiuso. Il Crowbar, che è un posto... Sì. Nel West End, dove era concentrato, diciamo, più sul metal, un posto storico, sì. Altri venue che hanno chiuso i battenti, insomma la situazione è sì, un po' non triste, è semplice, ovvio che sì. Questa cosa è incominciata tempo fa, già era stato un processo lento, perché gli affitti qui in Inghilterra sono improponibili. Ma adesso col virus o con la pandemia, insomma, diciamo, sta mettendo tutti quanti a dormire, sì. Purtroppo. Senti, ma gli altri storici resistono, appunto, forse, come no? Dicevo prima, non voglio essere negativo, ma... Come no? Come? Gli altri club storici resistono? Ci sono degli altri club storici dentro Camden, no? Che comunque resistono, stanno chiusi, ma magari riapriranno, come, che so, il Dingwalls o il Dublin Castle, che sono anche loro, hanno una storia, no, dentro Camden. Magari riusciranno a riaprire pure quelli. Ma sì, spero di sì. Sì, sì, dovrebbero aprire anche. Sì, dovrebbero riaprire, però. Vedremo, adesso dal 12 di aprile si ricomincia, insomma, ad aprire un po' di posti qui, anche perché il lockdown londinese, diciamo, sta durando troppo, ma la situazione sembra, diciamo, migliorare tantissimo. Beh, perché andate avanti con i vaccini. Sì, però insomma è un sistema un po' strano, so, ci tengono prigionieri, non possiamo volare, non possiamo fare niente, adesso ci stanno vietando di fare le proteste, insomma, io sì, credo sì. Che stiamo attraversando un'altra Dark Age, essere forse... presente qui nella storia mi fa un po' male, diciamo. È strano. Diciamo, non... Però la speranza è migliore, bisogna sperare, bisogna essere positivi. Magari dopo questa brutta esperienza che ci accomuna, ci sarà una ventata di musica nuova e di cultura. Speriamo, insomma. Ma gente come noi può fare, diciamo, è chiave, e quindi dipende da noi spingere e, insomma, costruire certo. Un nuovo futuro. Per i nostri figli più che altro, perché insomma certo. Noi quello che abbiamo fatto l'abbiamo fatto, però certo. Mio figlio 13 anni, insomma, si merita di vivere una vita migliore. Infatti. Senti Fabio, allora io ti vorrei chiedere, oltre, insomma, grazie per questo tuo punto della situazione su Camden, che insomma è importante sapere come va anche nel resto di posti storici del mondo per la musica, ma è il periodo più bello di Camden che tu hai visto personalmente, qual è stato? Ci sono state delle annate pazzesche, ovviamente, dentro Camden Town, e ognuno io dico sempre che ognuno si è vissuto la sua. Per te qual è stato? Beh, io quando sono arrivato a Londra nel 2004, lì era, secondo me, era proprio era nel pieno della cultura, di tutto. E ripeto, l'Elephant's Head era quel posto dove tutto succedeva. Oppure c'era il Marathon, non so se ci sei mai capitato al Marathon. Come no, sì. Il Marathon, lo spiego per il pubblico, era un kebab, un posto dove si mangia il kebab, ma aveva una piccola stanza dietro sì. Dove si faceva della musica, e quindi quando tutti i pub chiudevano si finiva sì. Lì al Marathon. E, sì, credo proprio in quel periodo lì, insomma, 2006-2007, Camden era strepitosa,
cioè, era la culla delle culture, c'erano un sacco di goth, un sacco di punk, c'erano tanti rockabilly, era molto bello. Ovvio, diciamo, stiamo crescendo un po' tutti quanti, insomma, l'età avanza e quindi le esigenze cambiano, quindi bisogna soltanto sperare nelle nuove generazioni, sperare che le nuove generazioni possano abbracciare le controculture. Certo, sì, perché Camden è stata, diciamo, il posto che ha conservato le controculture nate negli anni precedenti, no? Ogni pub, ogni locale era un riferimento per alcuni tipi di stile di musica, no? Quindi se ti piaceva più il gothic andavi in un certo club, il punk andavi in un'altra parte, e comunque c'è sempre stata una grandissima convivenza delle controculture dentro Camden. Questa, assolutamente, come anche il mercatino, no? Il mercatino era pazzesco perché appunto trovavi tutto, non sai dove stavi. Era qualcosa. Ma infatti il mercatino come era prima, dove c'erano negozi uno attaccato all'altro, veramente prima non c'era tempo di vedere niente. Invece adesso hanno ripulito tutto perché secondo il council dovrebbero, non so, insomma, hanno ripulito tutto, ci sono tutti i negozi fighi nel mercato, okay. Tutti fatti bene, che comunque dal punto di vista del, diciamo, ottico funziona, però sì. Non c'è più niente da vedere. E comunque gente che ritorna e mi dice: ma che sta succedendo? Non è più la stessa Camden. Molta gente dice: non ci vengo più, cioè non ci vediamo più. Sì. Quindi insomma, un po' come si dice in inglese, tricky la situazione. Io ho ancora dischi da ascoltare che ho comprato a Camden Town, perché allora io a Camden ci arrivai verso la fine degli anni 90. E in quel momento, agli anni 90, all'inizio 2000, svendevano tutto quello che era stato per gli anni 90 cool, no? Ovviamente, perché tutto il 60s, la lounge, l'easy listening, e mentre stavano partendo gli Strokes, quelli perdevano valore, e io li compravo a pacchi, dicevo: datemi. E io ancora a casa pacchi di dischi da ascoltare, sono dei ricordi pazzeschi, birra e vinili tutto il pomeriggio. Senti Fabio, quindi tu, diciamo, i Lysergyx, io ho avuto la fortuna di vederli dal vivo, tra l'altro siete venuti anche una volta a Lecce, ma adesso hai fatto uscire proprio un nuovo progetto, della nuova musica con un nuovo nome, ce ne parli un attimo? Allora, i Figures in Black sono un nuovo progetto, vede me alla chitarra e voce, Luigi al basso, un ragazzo di Napoli che era anche presente nell'ultima formazione della Lysergyx, e Kyle, mezzo inglese americano, al basso. Il progetto è nato un po' come evoluzione della Lysergyx, diciamo, cominciata un bel po' di anni fa, 10 anni fa, con Simon e con Simon, sì, il batterista della Lysergyx, certo. Che adesso, diciamo, insomma, è il batterista degli Electric Wizard, quindi insomma. Sì. Era un progetto che, diciamo, si sarebbe evoluto, i Lysergyx si sarebbero evoluti in un progetto più anni 70. Ovvio che poi, insomma, le cose sono cambiate. E adesso, insomma, il progetto è nuovo, abbiamo registrato 3 brani durante il periodo natalizio. Infatti io, rispetto ad altri musicisti, amici, diciamo, ho cercato di utilizzare questo periodo di oscurità per invece dedicarmi alla musica. Infatti bene. oltre ai Figures in Black, sono appena uscito da un altro progetto di proto punk che si chiamano Hard Times, abbiamo registrato 4 brani, quindi uscirà anche questo, e niente, ora i Lysergyx sono, diciamo, sono in stand by, nel senso che molte band lo sono in questo momento comunque.
Ma è un po' dovuto a diciamo, la nostra organista è diventata mamma, insegna, Ok, insomma, ci sono tante. Però stiamo in trattativa con la Clostridium Records, che è la nostra etichetta, per far uscire un secondo mini album. dai. Quindi speriamo, Bellissimo. sì. Niente, invece, ritornando a Tigris in Black, il nome l'abbiamo preso da Black Sabbath, da un pezzo Tigris in Black. È ovvio che è un progetto basato su Black Sabbath, che sono sempre Sì. stato il mio gruppo preferito, però ci vedo anche altre influenze, perché comunque io non sono mai stato, diciamo, metallaro, però il progetto suona molto heavy, e ci vedo anche delle influenze mie del passato, di quando eravamo goth, ti ricordi, quando eravamo Sì, ma certo. d'acchettoni. Ci vedo dei Christian Death pure, di Ross Williams Grande. dentro. Ci vedo, è un progetto aperto. Non voglio nessuna etichetta, non voglio far parte della scena psichedelica o della scena doom o della scena qualsiasi. Voglio un progetto che va come così, cioè che Dai. non rispetta dei canoni, delle, insomma. Sì, no, l'ho ascoltato e sono d'accordo con te. Senti, quindi a Londra, ti faccio l'ultima domanda e poi mandiamo i Figures in Black. Ma a Londra, in questo momento, per avere un buon sound, dove si registra? Perché gli studi invece continuano a lavorare fortunatamente. Ah, guarda, ce ne sono tantissimi di studi. Io posso soltanto dire, diciamo, raccomandare il nostro amico Patrice Picard, che ci ha registrati al Sì. New River Studio, tutto in analogico, e poi Sebastian Kellig invece che ci ha mixati, e poi Duran Studio, che è uno studio in Kentish Town che fa mastering, ed è uno studio che usa soltanto strumentazione analogica, quindi abbiamo Grande. fatto il passaggio da digitale sui nastri. Perfetto. Però studi ce ne sono tantissimi qui, tutti che hanno i nastri, cioè, Londra, vabbè, è Sì, Londra, insomma. appunto, si può conservare un modo di fare musica e di registrarla anche diversa. Va bene, Fabio, io ti ringrazio, grazie per essere stato con noi. Grazie a te, è Magari stato un quando piacere. uscirà il nuovo EP degli Sergix, poi ci risentiamo per mandarlo in onda. Un grande in bocca al lupo, Fabio. Speriamo di vederci quest'estate nel Salento o magari in autunno a Londra, perché anch'io ho una promessa a mia figlia di portarla a Londra, a Camden e, come tutti i genitori di preadolescenti, anche al binario di Harry Potter. Ahimè, mi tocca. Ti aspetto, ti Ti aspetto. ringrazio, Grazie Fabio. a te, Mettiamo grazie a Figures in voi. Un saluto a Black. tutta la Puglia, un Grazie, bacio. ciao. Grazie a te, ciao. Ok, siamo arrivati alla fine di questa puntata, Figures in Black. E ci risentiamo, riascoltiamo domani, sempre per un viaggio a Camden. E buon ascolto.